Gli errori da evitare con i complementi. I complementi completano, arricchiscono o specificano il significato di una frase o di un suo elemento. La suddivisione principale, basata sul modo in cui si collegano all'elemento da cui dipendono, direttamente o tramite una preposizione, è quella tra complementi diretti o indiretti. Ma oltre a classificarli e riconoscerli, è fondamentale evitare alcuni errori nel loro utilizzo. Cominciamo con la punteggiatura. Tra il predicato verbale e il complemento oggetto, anche se questo è formato da un elenco, non si usano i due punti né la virgola. Passando alla posizione dei complementi, ricorda che in italiano l'ordine normale degli elementi nella frase è soggetto, predicato, complemento. Io ho prenotato il volo. Quando vogliamo marcare uno di questi elementi, però, uno degli espedienti più semplici è quello di modificare questo ordine consueto. Diremo, per esempio, l'ho prenotato il volo. Se intendiamo contrapporre l'azione avvenuta a un'altra possibile nello stesso contesto, oppure il volo l'ho prenotato, con il complemento diretto in evidenza in prima posizione, se vogliamo sottolineare che è proprio quello, e non un altro, l'oggetto dell'azione. Si tratta di costruzioni tipiche della lingua parlata, da evitare in situazioni più sorvegliate, anche se alcuni scrittori le adottano proprio per riprodurre dialoghi o in generale imitare il parlato. Questi spostamenti, chiamati dislocazioni, sono spesso accompagnati da ripresa pronominale, come è evidente negli ultimi due esempi, in cui il complemento oggetto, anticipato a inizio frase, viene ripreso, prima del verbo, dal pronome lo. La ripresa può riguardare anche un complemento indiretto, come nelle frasi «A Luca gli piace molto la pizza» o «A te ci penso io», ancora una volta appropriate solo in un contesto parlato e informale. Quanto al costrutto «a me mi piace», di certo da evitare nella scrittura formale, è indubbiamente molto usato e non così errato nella comunicazione colloquiale. Non si tratta infatti di un'inutile ripetizione, ma di una ripresa enfatica del complemento di termine.